Questo stop un po' è costato in realtà, perché non credevo di metterci così tante riprese, visto che in passato ho avuto anche problemi che mi hanno tenuto fuori più a lungo, la spalla un anno, l'infezione quasi 6 mesi. Qui alla fine sono stato fermo completamente solo un mese, ma a livello di fiato, a livello muscolare, è come essere tornati indietro a anni luce. Ora piano piano, comunque, quasi una settimana che nuoto, una settimanella, insomma, poco più che nuoto, mi sto cominciando un pochino a riprendere, sto cominciando a sentire qualche sensazione carina, però secondo me manca ancora molto per prima di potermi riprendere come ero anche prima della partenza di Livigno. Ora dovremo pensare innanzitutto a riprendersi, una volta appunto, come dicevo prima, ripreso, ripartito a fare insomma allenamenti buoni, anche con chilometraggi un po' più importanti. Ci metteremo a tavolino con Moro e con insomma, chi di dovere per programmare un attimo la stagione, anche perché a fine anno c'è comunque l'Olimpiade, quindi che resta comunque il mio obiettivo primario della stagione, quindi vorrei puntare principalmente ad ottenere una qualifica sul campo, nonostante appunto questo discorso che è uscito nei giorni scorsi. Ma per quello che mi riguarda, mi interessa fare le mie gare in acqua, i 4, gli 8, qualificarmi, provare anche un 1500, vedere quello che viene fuori, ma farlo comunque in gara a marzo, perché onestamente la vedo abbastanza complicata pensare ad una gara a breve termine. Quindi facciamo una cosa per volta, riprendiamoci per bene e poi torniamo a fare quello che mi viene meglio. Io ormai qua sono rimasto più vecchiotto, no? Ormai ho 26 anni, gli altri si va dai 24 ai 20, quindi... Però li vedo tutti bene ora, dopo questa esperienza brutta del Covid, stiamo aspettando di avere una risposta positiva dal corpo, dal fisico, per appunto ricominciare a nuotare come ci piace a noi. Però non la vedo così complicata, nel senso i ragazzi stanno nuotando bene. Ovviamente ci vorrà il tempo che ci vorrà, non bisogna aver fretta, bisogna avere pazienza, lavorare con calma. E anche nella ripresa scorsa, dopo il primo lockdown, questo abbiamo fatto. La preparazione era mirata al 7 colli, ma abbiamo ricominciato gradualmente, non subito, chilometraggi importanti, velocità importanti, anche perché fa peggio. Al momento, appunto, dobbiamo pensare a riprenderci nel migliore dei modi e poi programmare, stilare un programma per arrivare all'Olimpiade o insomma, qualsiasi evento di quest'anno nel migliore dei modi, cercando di star bene. Poi ci tengo anche a ringraziare particolarmente il mio gruppo sportivo, l'esercito, perché durante questo periodo anche in quarantena si è sempre fatto sentire, è sempre stato molto vicino, ha offerto anche una mano qualora fossi tornato giù in anticipo. Tra l'altro ho scoperto del decennale del blog, questione di stile, del mio amico Stefano Arcobelli, niente, ci tenevo a fare tanti auguri, anche se sei una pressa, non ti sopporto più, no scherzo, tanti auguri e altri 100 di questi giorni.